Quinta giornata di campionato allo Stadio Pianigiani di Tavannelle va di Pesa. Va in scena la sfida fra il Sa Tavannelle e lo Sporting Trestina. Pronti, partenza via. Al minuto 11 è Belli Lorenzo in area rigore del Sa Tavannelle a calciare pallone in calcio d'angolo. Un minuto più tardi si vede Sa Tavannelle con Barazzetta che sistema con cura un pallone ma non riesce a perforare la difesa bianconera. Ancora il San Donato in avanti che manovra a destra con il cross di Barazzetta per Bellini che non trova proprio la conclusione vincente. E subito, pochi istanti dopo, c'è un traversone che cerca stavolta Lucatti che sistema con cura il pallone che però si spegne sul fondo. Si vede il Trestina al minuto 20 con Dinolfo che compie un vero e proprio slalom, si presenta al metro della rigore, la sua conclusione, pallone sul fondo. Si vede al 21esimo il salto con Bellini, conclusione, neutralizza Fiorenza. Al 23esimo Irione dalla distanza si supera Manzari che mette il pallone in calcio d'angolo. Al 27esimo ancora gli ospiti con Gramaccia, colpo di testa, pallone abbondantemente sul fondo. Al 28esimo è Calamai che approfitta su un tocco da corner per cercare la conclusione dalla distanza, il pallone è abbondantemente sul fondo. Si arriva al minuto 40 con un'azione esistita da parte di Sa Tavannelle, con un traversone a cercare Barazzetta, il quale però non riesce a ribadire in rete. Si arriva così al vantaggio al minuto 43, punizione di Bellini, arriva Papalini, il suo colpo di testa che porta in vantaggio la squadra di Mister Collacchioni. Papalini per lui, primo gol in Serie D e esultanza con gli amici sotto proprio il settore dei locali. E su questo risultato che si concluderà il primo tempo con 1-0 a favore dei locali. Secondo tempo che si riapre subito con una punizione di Bellini, bravissimo Fiorenza a deviarla. Al 64esimo, dopo un contatto dubbio su Bellini, arriva il pari degli ospiti con Farneti che riceve un pallone in area di rigore dopo un'azione insistita e con un piatto destro batte Manzari per l'1-1. Il pareggio del Trestina al 64. Punizione per Bellini al minuto 87. Ecco la sua punizione, prova ad arrivare Papalini che si era proiettato in avanti, ma non riesce il tocco sotto misura. 93esimo, rosso diretto per Menchi del Trestina per un fallo su Bellini da terra, non ha avuto alcun dubbio l'arbitro nel stare il cartellino rosso. Nel finale poi ci prova ancora Papalini con un colpo di testa, ma il pallone si spegne sul fondo, non succede altro, finisce 1-1.